Molta gente accompagnava Gesù durante il suo viaggio. Egli si rivolse a loro e disse: «Se qualcuno viene con me e non ama me più del padre e della madre, della moglie e dei figli, dei fratelli e delle sorelle, anzi, se non mi ama più di se stesso, non può essere mio discepolo. Chi mi segue senza portare la sua croce, non può essere mio discepolo. Se uno di voi decide di costruire una casa, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare la spesa per vedere se ha soldi abbastanza per portare a termine i lavori. Altrimenti, se getta le fondamenta e non è in grado di portare a termine i lavori, la gente vedrà e comincerà a ridere di lui e dirà: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di portare a termine i lavori. Facciamo un altro caso. Se un re va in guerra contro un altro re, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare se con 10.000 soldati può affrontare il nemico che avanza con 20.000, non vi pare? Se vede che non è possibile, allora manda dei messaggeri incontro al nemico e mentre il nemico si trova ancora lontano, gli fa chiedere quali sono le condizioni per la pace. La stessa cosa vale anche per voi. Chi non rinuncia a tutto quel che possiede non può essere mio discepolo. Il sale è una cosa utile, ma anche il sale, se perde il suo sapore, come si fa a ridarglielo? Non serve più a niente, neppure come concime per i campi. Perciò lo si getta via. Chi ha orecchi, cerchi di capire. Gli agenti delle tasse e altre persone di cattiva reputazione si avvicinarono a Gesù per ascoltarlo. Ma i farisei e i maestri della legge lo criticavano per questo. Dicevano: quest'uomo tratta bene la gente di cattiva reputazione e va a mangiare con loro. Allora Gesù raccontò questa parabola. Se uno di voi ha 100 pecore e ne perde una, che cosa fa? Lascia le altre 99 al sicuro per andare a cercare quella che si è smarrita e la cerca finché non l'ha ritrovata. Quando la trova, se la mette sulle spalle pieno di gioia e ritorna a casa sua. Poi chiama gli amici e i vicini e dice loro: fate festa con me, perché ho ritrovato la mia pecora, quella che si era smarrita. Così è anche per il regno di Dio. Vi assicuro che in cielo si fa più festa per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Se una donna possiede 10 monete d'argento e ne perde una, che cosa fa? Accende la luce, spazza bene la casa e si mette a cercare accuratamente la sua moneta finché non la trova. Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine di casa e dice loro: fate festa con me, perché ho ritrovato la moneta d'argento che avevo perduta. Così vi dico, anche gli angeli di Dio fanno grande festa per un solo peccatore che cambia vita.